Ultimo giorno di mercato per il nostro Borussia, ragazzi, mettete subito tantissimi like perché questa serie sta andando alla grande. Oggi iniziamo addirittura il campionato e sono sicuro che ci riusciremo a togliere tantissime soddisfazioni con questa squadra super mega magica. Contattiamo per acquistare Ashley Young dal Bologna e già questo mi fa ridere, però è un giocatore d'esperienza che può sempre dire la sua. Io provo a dargli 2 milioni di euro dato che il giocatore è sul mercato. Loro vogliono più del valore. Io faccio una controfferta, nuova offerta per il cartellino, e offro 2 milioni e 400 mila euro. Vediamo se riusciamo a scamparla. 2 milioni e 500 mila euro. Va benissimo, siamo comunque al di sotto del suo valore. Proviamo ad acquistare anche Marusic a questo punto. Tanto sono 4 milioni di euro. Non ci riusciremo a svenare. Avremo anche un budget trasferimenti per gennaio qualora volessimo andare a comprare qualcuno. Vediamo, offerta per il cartellino, offro anche in questo caso un po' meno dato che Marusic sul mercato e quindi lo vogliono cedere. Loro vogliono 4,9, io faccio una controfferta di 3 milioni e 500 mila euro. Loro vogliono 4,9, allora io gli offro i 4 milioni di cartellino che costa Marusic, dato che comunque siete voi che lo volete cedere. 4,2, mi dispiace, io non voglio arrivare a pagarlo più del suo valore. Voi avete detto che lo volete vendere e quindi vediamo. Ok, vedi a fare muro contro muro che alla fine la scampo io. Uno dei due giocatori in scadenza oppure niente, vediamo come andrà a finire. Quindi andiamo a trattare con i due giocatori, se riusciremo a prenderne uno dei due di quelli che sono sul mercato bene, se no rimarremo così fino a gennaio. Ovviamente sarà di turnover dato che sei abbastanza vecchiotto, lui è contento e ha capito e quindi andiamo a vedere. Posso offrire 2 anni di contratto, fino ai 35, vediamo, sì, perfetto, è contento, niente clausola di rescissione perché chi ti viene a prendere, e come ingaggio io ti potrei dare, dai, 40.000 te li posso dare, vediamo se sei contento di questa cosa. Allora, vuole un bonus di ingaggio altissimo che ovviamente non ti darò, un bonus presenze che non ti darò. Io ti posso dare, guarda, 100.000 per l'ingaggio e 45.000 a settimana. Devi capire che hai 33 anni, mi dispiace. Allora dai, va bene, 50.000 te li posso dare, ma ovviamente non ci sarà alcun tipo di bonus di ingaggio. Queste sono le condizioni contrattuali. Lui vuole un bonus di ingaggio, è incredibile. Allora, se vuoi un bonus di ingaggio, a me va bene, però io ti do 35.000 a settimana. Mi sembra giusto non darti niente se vuoi 400.000 di bonus di ingaggio. Hai bisogno di tempo per pensarci. Va bene, ci sto. Intanto trattiamo con Marusic, che è più giovane. Andremo a pagare un po' di più di cartellino, ma si avvicina molto alla nostra idea di Borussia Dortmund. Io ti voglio usare per il turnover. Vediamo se sei contento di questa cosa. Ok, 5 anni di contratto io te li posso anche dare, non c'è nessun problema. Ignora anche in questo caso la clausola di rescissione e vediamo un attimo però quanto vuoi, eh. Io non sono solito a fare i bonus. Bonus di ingaggio di 700.000 euro mi sembra eccessivo. Io ti posso dare al massimo 200.000 euro di ingaggio e 50.000 a settimana. Mi dispiace Marusic, anche te sei un giocatore non principale. Non ti do, non te la do assolutamente un bonus di ingaggio. Dai, guarda, invece provo a darti 200.000 di bonus di ingaggio e 60.000 a settimana. È tantissimo, Marusic, è veramente tantissimo. Niente, ancora una volta muro contro muro. Mi dispiace, io non ti do quasi 1 milione di euro di bonus di ingaggio per un giocatore che rimarrebbe lì a prendere la polvere. Assolutamente no. 60.000, che praticamente quasi ti raddoppio il tuo stipendio alla Lazio. No, ti ho detto che non ti do il bonus di ingaggio. È inutile che insisti. Se vuoi venire a giocare da noi, queste sono le condizioni. Io più di così non voglio andare. Anche te hai bisogno di un po' di tempo per pensarci. Speriamo che almeno uno di due dica sì, se no rimaniamo così. 9 ore al termine, con anche Munir che è arrivato alla nostra corte e che andremo a inserire subito in rosa al posto di qualcun altro. Dobbiamo ragionarci, vediamo se in ufficio sono arrivate le risposte. Hanno rifiutato entrambi, mi dispiace. Lui non vuole proprio andare avanti con la trattativa e Marusic invece vuole così. Quindi mi dispiace, ma rimarremo in questa posizione. Facciamo scadere le ultime ore di mercato. Tanto noi i nostri acquisti, le nostre cessioni le abbiamo fatte molto molto bene. Abbiamo una squadra veramente fortissima. Non credo che andrò a fare un trasferimento di Burke l'ultimo giorno di mercato. 47 milioni di euro l'ultimo giorno di mercato a 2 ore dal termine non me li potete offrire, perché veramente come faccio? Quindi andiamo avanti così, ritirata l'offerta. Ci hanno offerto 70 milioni di euro nell'ultimo 2 ore di mercato.
Munir, insieme a Garcia, insieme a Angel Gomez, insomma abbiamo anche dei giovani da far crescere, abbiamo Ciccio Masiello che è sempre presente, Weidenfeller e poi la formazione super titolare che ragazzi è veramente molto molto forte. Giochiamo subito la prima partita in casa contro l'Union Berlino e sarà il nostro esordio in Bundesliga e sono un po' emozionato, sono veramente contento perché andiamo a giocare con una squadra forte che mi piace tanto. Sergei Milinkovic Savic è pronto a fare il suo esordio con la nuova maglia del Borussia Dortmund alle spalle di Harry Kane insieme a tutti gli altri esterni, i nostri centrocampisti centrali, veramente Gosse in panchina dal gran che siamo forti e possiamo iniziare a dare il via a questo campionato che sicuramente ci riserverà tante gioie ragazzi. Mané dentro così per Kane, andiamo dall'eroe ancora Sané con la palla tra i piedi, va da Kane, prova la fucilata subito, Sandio la va a riprendere, al limite dell'area, tra le linee, fuori per Dawood, Weigl, ancora una volta per Sadio, Sadio si appoggia, Milinkovic, Savic può far partire il tiro, Milinkovic la recupera e poi cerca di servire subito il suo centro avanti, ancora Milinkovic che non riesce a tirare. Se penso che abbiamo perso il primo trofeo, la prima partita giocata, un po' ancora sono deluso, ma sono sicuro che riusciremo a toglierci le nostre soddisfazioni e riusciremo ad esultare tutti insieme in questa carriera che è già scoppiettante con i nomi che abbiamo preso sul mercato. Milinkovic, Sadio, ancora, Sadio, Sadio, Sadio vuole strappare, accelerare, ha sempre la palla tra i piedi lui, ancora Sadio, dentro così per Harry, va da Milinkovic che prova il tiro, tutte le volte che prova a tirare, Milinkovic non ce la fa, è una fucilata nelle gambe che è tremenda. Da Hood, verticalizzazione, Milinkovic a cercarlo, il nostro centravanti che va ad aprire tutto così, Sadio è entrato in area, ancora Sadio può fare i disastri, Mané, 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 il tiro fuori, ma l'ha parata il portiere, quindi Mané può andare dalla bandierina, ancora Guerreiro, ancora lui, che può entrare in area, la può crossare sul secondo palo per l'eroe Sané, da Hood, ancora, Weigl, giochiamo la palla a terra, dentro così, per Harry Kane, si stacca Sadio, gliela dà Harry Kane, Sadio, ancora che brutta! Harry Kane, imbucato, così per Milinkovic, da Milinkovic Savic, ancora, ancora, ancora Harry Kane, vuole crossarla sul secondo palo, dove arriva l'eroe, non riesce a toccarla. Ma finisce qua il primo tempo, abbiamo attaccato ma non è entrata. E poi giochiamo in casa, dobbiamo dare la prima gioia ai nostri tifosi, la prima vittoria deve essere firmata dai nostri uomini in giallo e nero. Ancora così Harry Kane per Mané, Mané va sul fondo e la crossa per Sané, colpo di testa, calcio d'angolo. Guerreiro, ancora lui, attenzione, può fare quello che vuole, il nostro terzino sinistro super forte, prova a tirare, c'è Sané che la rimette all'indietro, per Mané che prova la fucilata, un assedio adesso in questo momento, prova a darci caldara, non riesce a prenderla, Sané dentro per Savic che va a cercarlo, Harry Kane è da solo, ma c'è Sadio che si butta dentro, la palla che arriva sui piedi di Sané, ancora l'1-2, ancora Sané, il tiro e c'è il gol, e però è in fuorigioco, ce l'hanno annullato il primo gol in Bundesliga. Oh no! Oh no, no, è buono! Allora perché c'è scritto ancora 0-0? È buonissimo! È buonissimo! Pensavo ce l'avessero annullato. 1-2, Sergei Milinkovic Savic ce l'ha là dentro. E l'eroe Sané imbuca il portiere. Ci porta in vantaggio. Possiamo esultare? Sì, primo gol in Bundesliga. 1-0 il Borussia Dortmund. Avevo paura ce l'annullassero. E allora giochiamole. Fra un po' faremo anche qualche cambio per far giocare un po' tutti i nostri nuovi acquisti. Ancora? Così Sané, l'autore del gol, può andare, può cercare i compagni. Verticalizzazione, eccolo qua, Harry Kane. Attenzione, perché si butta dentro Guerreiro. È una gran palla all'indietro per Sadio. La palla ancora nostra. C'è Weigl, Weigl, all'indietro ancora per Guerreiro. La sovrapposizione, eccola qua. Weigl, dentro, Guerreiro. Cambi. Ho cambiato tutti e tre quelli dietro l'attaccante. Vediamo, Angel Gomez che tocca la sua prima palla e fa un cross. E ormai diventa un gol. Poteva essere l'assist per Angel Gomez e il gol per Mario Götze, appena entrati tutti e due. Munir va a cercare Angel Gomez dall'altra parte, che verticalizza a cercare il suo centravanti e capitano, dentro così per Munir. E poi attenzione perché al 90esimo va a finire che lo prendiamo dove non batte il sole. Riparte Munir, ancora con la sua velocità, la sua freschezza, la sua tecnica e la sua fantasia. Ce l'ha veramente tutte Munir. Dentro così, verticalizzazione. A cercare Harry Kane, che non ha ancora trovato il suo primo gol in Bundesliga. Cerchiamo di farglielo fare. Ancora Munir, attenzione, il capitano deve andare a prendere il cross. Eccolo qua, Harry Kane, prova il tiro! E la palla che esce!
ancora noi con Mario Götze, che vuole andare dentro da Harry Kane, che gli ha rubato la fascia da capitano, ma non per questo si odiano e si detestano. Attenzione, perché dobbiamo resistere all'ultimo attacco e lo facciamo molto bene, forse con un fallo. L'ultima occasione, su calcio di punizione. Sarebbe veramente un'ingiustizia, perché abbiamo attaccato noi tutta la partita. Provano il tiro, Burki la fa sua, la tiene lì. Fallo scadere questi due minuti di recupero, anzi siamo già nel terzo. E allora spara lassù, così l'arbitro fischierà. La prima partita è finita, la prima vittoria per il Borussia Dortmund, i primi tre punti.